Buongiorno. Il video di quest'oggi sarà un commento su una raccolta uscita in Italia qualche anno fa, nel 2016 per essere esatti, di Sibin Herbert, che è stato uno dei più grandi poeti della letteratura polacca dello scorso secolo. Una raccolta appunto di poesie, diversi, sparsi, anche inediti, scritti. Questi testi, appunto, questi versi inediti sono stati scritti nel corso della vita di Herbert. Ricordiamo che lui era nato nel 1924 a Leopoli ed era morto poi a Varsavia nel 1998, e più poesie che lui chiaramente compose a cavallo tra il 90 e il 98, quindi proprio negli ultimi anni, quasi nell'ultimo decennio della sua vita. Herbert è stato, come ho detto poc'anzi, uno dei grandi appunto della poesia, della letteratura polacca del Novecento, alla pari di Wisława Szymborska, alla pari di Czesław Miłosz, di cui abbiamo già altre volte parlato, l'abbiamo citato, insomma, alla pari anche di Witold Gombrowicz e di tanti altri. Ma oggi appunto parleremo di questo grande poeta. Herbert, in realtà, come ho detto poc'anzi, è stato considerato da molti anche come il poeta del classicismo moderno, della grande poesia polacca colpita dal fardello dell'ideologia comunista in questo caso. In qualche modo la sua poesia riflette anche questa ricerca del verso, anche della purezza proprio della scrittura. Della memoria anche, l'importanza, come abbiamo detto, della memoria per ricordare non soltanto un passato che non potrà mai essere cancellato, ma la memoria diviene anche il luogo dove è possibile imparare e continuare a portare avanti una tradizione che sempre di più nel mondo contemporaneo si sta andando a perdere. Una tradizione che appunto la memoria. Non soltanto appunto nel senso poetico, anche della grande tradizione letteraria del suo paese, appunto della Polonia, ma anche la memoria dell'umanità, la memoria del passato, la memoria anche di quello che noi siamo e che siamo sempre stati e che purtroppo ci stiamo dimenticando dei nostri ultimi secoli ormai. Perché infatti il Novecento. Se viene considerato anche giustamente come il secolo delle masse, come il secolo delle guerre peggiori della storia dell'umanità, ma anche come il secolo, come abbiamo detto altre volte, delle ideologie, perché è stato appunto il secolo dove è stato possibile, in un certo senso, cancellare, rimuovere proprio dalla mente degli uomini il concetto stesso della memoria, il concetto stesso anche di passato storico. Di quel passato che noi tutti che appartiene a noi tutti, di cui noi tutti dovremmo in qualche modo tener presente nella nostra mente, nel nostro spirito, perché ed è ciò anche che ci distingue ovviamente dagli animali, ma nel senso anche più basso del termine, perché l'uomo è un animale storico, l'uomo è storia all'interno di sé, in un certo senso, perché dentro ogni uomo non è presente unicamente il passato. Individuale ovviamente della sua vita, ma il passato anche di tutte quelle generazioni di quella cultura che ci ha preceduto. E in fondo tutto il discorso culturale, potremmo definirlo così, non è altro che un dialogo con la storia, è un dialogo con il passato, è un dialogo tra diversi ponti. Goethe diceva proprio questo anche, l'importanza della cultura e la bellezza anche della cultura e del pensiero è proprio questa sua capacità di riuscire a dialogare attraverso epoche completamente diverse, completamente lontane, ma comunque ma sempre presenti nello stesso momento in cui il libro noi lo prendiamo e lo rendiamo vivo e cominciamo a leggerlo. Herbert infatti lamenta anche questa perdita ormai anche del fatto del libro, anche del libro non più visto. Come radice di vita, come sostanza, ma unicamente ormai assoggettato alla materia dell'ideologia un'altra volta. Perché ormai la lettura, i libri non sono più presi sul serio? Non vengono più presi sul serio, ovviamente, dall'elite dominata, da coloro che ci governano, o comunque dai più, dai molti, dalla moltitudine, che è sempre malvagia, come diceva il famoso detto greco. Perché non viene più presa seriamente la vita umana,
Nel momento in cui la vita diventa unicamente la vita dei singoli, si viene a perdere perché va a subentrare unicamente un connotato di tipo statistico. Ormai noi siamo unicamente dei numeri, non vediamo più gli altri in quanto vite umane, ma li vediamo soltanto in base al consenso, al dissenso che essi ci mostrano. Ad esempio, parliamo anche della politica, ovviamente. Sappiamo che ormai contano soltanto i grandi numeri, quindi nel momento in cui noi diamo importanza al numero, noi stiamo abdicando all'essere umano. Abbiamo completamente deciso di eliminare l'importanza di ogni singola creatura, di ogni singolo essere umano, ma io direi anche di ogni singolo essere vivente. L'epilogo della tempesta, perché è chiamato così anche questa raccolta? Questa raccolta era intanto, come ho detto, queste poesie sono state scritte a cavallo tra il 90 e il 98, quando nel 91 era finito anche, era crollata l'Unione Sovietica, nell'89 era crollato il muro di Berlino, quindi Herbert ormai ha avuto la sorte che è toccata a tanti altri grandi poeti come lui, appunto, poeti dell'Est, appunto, pensiamo anche alla sorte che è toccata a Iosif Bronski di dover praticamente andare in esilio, la sorte che toccherà anche a Solženicyn, la sorte che visse anche Sandor Marai, di cui abbiamo già parlato altre volte, di tanti grandi, Cesar Milos, di tanti grandi autori che purtroppo per sfuggire ad un'ideologia criminale, perché io farei ben presente qui in maniera definitiva, spero di non dovermi mai più ripetere, che il comunismo, esattamente come il nazionalsocialismo e come il fascismo, sono delle ideologie criminali. Cioè, che piaccia, questo discorso piaccia o non piaccia. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna essere obiettivi. Chi difende Lenin o difende Hitler o difende Mussolini o difende chi che sia o Stalin o per non dire anche peggio, sta difendendo dei criminali, degli assassini che hanno portato allo sterminio di milioni, di decine di milioni per non dire anche di più, di vite innocenti, di esseri umani. E chi ancora oggi si dice difensore di determinate ideologie, che sia di destra o di sinistra, ovviamente, perché qui è chiaro che purtroppo viviamo in un'epoca dove bisogna specificare tutto qui, l'ABC, perché altrimenti se uno parla male, non lo so, del fascismo, vieni preso per simpatizzante della parte opposta, se parli male del comunismo, ti prendono per qualcos'altro. Io ci tengo a precisare subito che chi è dalla parte della cultura non sta dalla parte di deve stare dalla parte della verità. Della verità, ovviamente, nel senso più ampio anche del termine, una verità che non è circoscritta in un partito, in un'ideologia politica. Ecco perché io ribatto sempre: noi qui ribattiamo il pericolo, il male che hanno creato le ideologie, proprio perché non sono, hanno intrappolato le persone all'interno di meccanismi attraverso cui non è più possibile quasi vedere la verità in un'ottica che sia imparziale. Perché la verità non sta né dalla parte mia né dalla parte tua, la verità dovrebbe stare dalla parte di tutti, dalla parte del giusto, nel vedere le cose nella loro giusta misura, nel guardare i pro e i contro di ogni cosa. Ora, se qualcuno qui mi vuole venire a dire che il comunismo ha portato qualche cosa di buono, allora veramente io qui possiamo chiudere qua baracca e burattini, perché chiaramente vuol dire che qui qualcuno o ha perso il ben dell'intelletto, come si suol dire, o è in cattiva fede o non conosce la storia. Perché se qualcuno ancora vuole stare qui a difendere, come ho detto, personaggi che hanno prodotto ideologie, poi alla fine, che hanno prodotto soltanto morti in qualunque luogo del mondo, perché è inutile dire che Stalin era un assassino, sì, vabbè, era Stalin, e allora Ceausescu in Romania, e allora Mao Zedong in Cina. Potremmo continuare esempi, e Ho Chi Minh in Vietnam, cioè facciamo altri esempi anche di altre zone, di altri luoghi geografici e vediamo come non è stata solo la singola, perché se uno se la prende solo con Stalin è troppo facile. Bisogna andare a vedere in tutti i luoghi in cui il comunismo, così esattamente come tutte le ideologie anche fasciste, perché chiaramente Mussolini era un criminale esattamente come lo era Franco in Spagna, come lo era ovviamente quel pazzo di Hitler in Germania. Cioè, bisogna appunto andare a capire, a voler vedere. Il problema è che noi oggi, dal momento che siamo un'epoca, come ho detto, di
di ideologia dove vogliamo dipingere il mondo a nostro piacimento. Quindi a me piace che sia così. E anche se qualcuno mi mostra delle prove concrete, tangibili, visibili, davanti a noi tutti, perché come ho detto, basterebbe aprire qualunque testo di questi grandi autori, ma anche andarsi a vedere un documentario, andarsi a leggere chiaramente che dei libri anche di storia, cioè, che ci vanno a spiegare che cosa è stata la vita in quei luoghi, ma ce l'abbiamo davanti agli occhi noi tutti. D'altronde, perché milioni di persone dall'est dell'Europa sono venute poi nei paesi occidentali? Questo non vuole essere, come ripeto un'altra volta, una sorta di, come dire, di celebrazione della politica capitalistica americana, tutt'altro, anzi, perché chiaramente noi abbiamo tutti i nostri difetti che sappiamo benissimo quali sono, sappiamo benissimo che cos'è il capitalismo, ma la differenza essenziale è che mentre il capitalismo americano è un capitalismo che vive sullo sfruttamento e sull'arricchimento del singolo imprenditore, il comunismo non è altro che un capitalismo di Stato, dove alla fine comunque la gente, il popolo vive nella povertà, nella miseria più assoluta, ed arricchirsi allo Stato, che è una figura poi alla fine astratta, dal momento che poi nella concretezza ad arricchirsi sono i burocrati. Sono i grandi appunto dittatori come Ceausescu, che sappiamo in Romania aveva i gabinetti d'oro ovviamente, mentre il popolo moriva quasi di fame e lavorava nelle fabbriche. O in Russia durante il periodo stalinista, dove la gente doveva nelle campagne quasi praticava il cannibalismo per non perché non c'avevano, non c'era da mangiare, non c'era da mangiare. Purtroppo noi viviamo in un'epoca che vuole vedere il mondo a piacere, al proprio piacere. Quindi a me, anche se come se io faccio un esempio banalissimo, mi vengono a dire che l'amico che io frequento è un assassino pluriggiudicato, che è stato processato e perché ha ucciso 4-5 persone, adesso per fare. E io, perché dato che è amico mio, continuo a difenderlo, dicendo: no, però è un amico mio, a me piace, è simpatico, anche se ha ucciso 4-5 persone, a me che cosa me ne frega? Questa è la risposta che ci danno, che vengono spesso date da quei signorotti che, nonostante tutte le dimostrazioni che vengono fatte di quello che è stato appunto il comunismo, anche il fascismo, ovviamente, perché poi si può parlare anche con dei pazzi che ancora oggi inneggiano Mussolini, dicendo, portando dati alla mano storici: guardate che cosa ha fatto il comunismo, che cosa ha fatto il fascismo, che cosa ha portato al disastro l'Italia, non soltanto da un punto di vista della guerra, ma in tutto, da un punto di vista etico, morale. Le risposte a me che cosa me ne importa? Cioè, nel momento in cui noi non siamo più capaci di guardare l'umanità, di vergognarci anche nel difendere delle idee che sono sbagliate, che hanno portato alla morte di milioni di persone, vuol dire veramente che non ci meritiamo altro che lo sterco. Vuol dire che è giusto così, allora. Perché significa che non abbiamo più un briciolo di orgoglio, un briciolo neanche di dignità, oltre che di umiltà, anche nel riconoscere di aver abbracciato un qualcosa di sbagliato, un qualcosa di mostruoso, che ha avuto i suoi effetti infausti e devianti, oltre che disumani. Ecco perché è così importante, come dicevo, la letteratura di Herbert, nel senso proprio della memoria, nel discorso della grande cultura che non si piega a questi giochetti di potere, che invece purtroppo sappiamo, ormai denotano, sono davanti agli occhi di tutti. Ormai noi, pur di avere un pezzo di pane, andremo quasi a vendere l'anima al diavolo, pur di acchiappare qualche cosa, andremo a vendere la mamma al mercato, andremo a prostituirci. Ormai, come sappiamo, è una società che vive anche della non personalità dei suoi singoli componenti. All'epoca rinascimentale, per quanto ovviamente poi magari faremo un discorso più addentrato riguardo al Rinascimento, perché non è stato tutto rose e fiori come spesso si vuole cercare di mostrare. Ci sono state epoche appunto che premiavano l'intelligenza, l'eccellenza, anche la volontà, la bellezza. E epoche invece che purtroppo, come quella attuale nostra, che invece non preferiscono invece l'uniformità, preferiscono il conformismo, preferiscono la mediocrità. D'altronde, questi sono discorsi che li troviamo di fronte a noi ogni giorno. Perché oggi, lo abbiamo detto tante volte, la letteratura nostra è così scadente, è così di infima qualità, non ci sono più autori grandi che, come c'erano, come quelli che abbiamo citato tante volte. È finita anche l'epoca dei grandi immortali. D'altronde, Herbert questo
ne parla proprio anche in tutte le sue poesie, proprio in questo, nell'utilizzo anche della grande, del rimando anche alla grande letteratura classica, alla grande letteratura latina, alla letteratura greca. Herbert aveva studiato infatti letteratura classica presso il liceo di Leopoli, che era stata appunto la sua città di natale. Leopoli, che poi era stata, come sappiamo, occupata sia dai nazisti e poi dai sovietici. Stato anche terribile l'episodio in cui uno dei parenti, tra l'altro proprio di Herbert, se non sbaglio era il cugino, verrà assassinato. Verrà assassinato durante il massacro di Katyn nel 1940, quando appunto un altro di quei massacri compiuti da quel mostro, da quella belva disumana di Stalin, furono assassinati appunto sia civili che militari, anche polacchi, perché come sappiamo con il trattato Molotov-Ribbentrop del 1939 la Polonia verrà spartita praticamente in due parti, una parte presa dai nazisti, la parte ovest, quella est dai sovietici, che poi era stata anche da parte di Stalin il voler fare un patto di alleanza, di non belligeranza con Hitler, era anche stato un po' una mossa, era stata una mossa per provocare le potenze occidentali, dimostrazione un'altra volta di come comunismo e nazismo poi alla fine non differissero molto né nelle pratiche né nel modo di né nei modi operandi alla fine. Appunto questo massacro che poi tra l'altro per molto tempo che fu compiuto appunto dalla polizia segreta del KGB, del KGB appunto, la polizia segreta sovietica, per ordine appunto di Stalin, che per molto tempo tra l'altro i russi incolperanno i nazisti di questo massacro, quando poi in realtà soltanto nel 92, se non sbaglio, proprio alla fine, quando col crollo dell'Unione Sovietica, quando gli archivi di Stato, molti di questi archivi saranno aperti. Infatti, perché ancora oggi si conosce così poco del massacro della politica terribile dei Gulag, mentre invece della Shoah ne sappiamo moltissimo? Perché purtroppo c'era la cortina di ferro, come sappiamo, cioè, oltre il muro di Berlino, ma era anche impossibile proprio avere accesso a questi archivi, a questi dati che erano stati tenuti nascosti. Le persone venivano fatte scomparire durante il terrore, durante le purghe staliniste, ma anche negli anni successivi, negli anni 50, anche durante il periodo, quello che può sembrare magari il periodo della destalinizzazione. In realtà, questo regime che poi continuerà, avrà i suoi effetti, abbiamo visto con la rivolta di Budapest nel 1956, la primavera di Praga nel 68, le persone venivano fatte cancellate proprio dagli archivi dell'anagrafe, ed è per questo che quindi si sa, queste cose sono state scoperte in seguito, ormai negli ultimi 30 anni quasi, mentre invece sulla Shoah se ne è ricamato molto, se ne parla ancora oggi, anche giustamente ovviamente. Come ho detto, solo nel 92 questo massacro verrà rivendicato e verrà appunto, è stato riconosciuta la responsabilità totale dei sovietici di questo massacro, un massacro terribile, come uno dei tanti della Seconda Guerra Mondiale, perpetrato appunto in quelle zone dell'Europa. Chiaramente, come al solito, vengono taciuti, vengono messi da parte, ma di questo non ci interessa d'altronde perché tanto riguarda altre parti del mondo e a noi non ce ne frega niente. E questo è anche, ti fa capire un'altra volta, il comportamento di quest'epoca. Tornando un'altra volta qui ad Herbert e la sua poesia, il bello anche della sua poesia appunto è questo classicismo che in realtà si riflette anche in una forte tendenza comunque romantica, tipico comunque tipica del romanticismo polacco, di quella grande corrente che è a cavallo appunto fra le due guerre, alla fine della prima guerra mondiale e la fine anche della seconda, avrà una grande influenza su tutta quella grande scuola, appunto, di quella corrente di pensiero. Ciò che è interessante anche nella poetica di Herbert è anche questa, non soltanto questa sua voglia di descrivere una Polonia che ormai è stata squarciata, che è stata quasi annientata dalle potenze straniere, dalle ideologie un'altra volta, quindi anche un ricordo anche dell'antica Polonia imperiale, della bellezza del periodo dei secoli passati, dei secoli precedenti, ma anche ovviamente una sofferenza anche esistenziale che si riflette proprio nella vita messa a nudo del poeta stesso. Infatti questa raccolta, a differenza di quella precedente che era stata pubblicata
proprio nei primi anni 90, che si intitolava Rapporto dalla città assediata. Appunto, la città assediata era proprio Leopoli, e che era più incentrata, appunto, quella raccolta di testi proprio sull'elemento della guerra, sulla tragedia di una Polonia che è stata sventrata in due parti, che ormai non esisteva proprio più neanche sulla carta geografica. Qui Herbert parla in realtà di la figura del poeta è una figura ormai disincantata, quasi disillusa, di una vita ormai che non ha altro che cianfrusaglia, come lui la definisce, questa cianfrusaglia della vita. Sono uno dei versi bellissimi del suo breviario. Tra l'altro, in Herbert c'è anche questa ricerca, non c'è mai un parlare in prima persona, a differenza di tanti altri grandi autori. C'è anche ovviamente il tema del viaggio, dell'esule, che è tipico ovviamente della grande letteratura dell'est, ovviamente il poeta che ormai è costretto a spostarsi, a non vivere più nel suo luogo di origine, del dover rinunciare un'altra volta anche alla sua lingua natia, per quanto in realtà Herbert scriverà sempre in polacco per tutta la sua vita, anche nonostante lui andrà a vivere per molti anni anche a Rovigo, vivrà appunto in Svizzera, vivrà anche a Parigi se non sbaglio per alcuni anni. Ma non rinuncerà mai alla sua lingua natale, l'importanza della lingua, l'importanza appunto un'altra, soprattutto per il poeta, per la letteratura, ma qui se dobbiamo parlare dell'importanza della lingua è fondamentale citare ovviamente Marai un'altra volta, che su questo tema scriverà interi romanzi, però possiamo dire così, ma anche Nabokov in realtà, così come anche Iosif Brodskij, il tema ormai dell'esule, della vita da apolide, che vivranno, come ho detto, tutti i grandi intellettuali del Novecento, che non soltanto possiamo dire così dell'Est, ma anche gli intellettuali dell'Europa occidentale, del mondo, insomma, occidentale, che non vogliono obbedire, come dire, che non si vogliono schierare in quelle direttive che sono quelle del potere alla fine. Pensiamo alla vita che ha vissuto Pasolini qui in Italia, di quegli intellettuali che hanno saputo dire di no. Hanno saputo rinunciare al mangiare alla corte del re, al banchetto e dei leccapiedi e dei leccascarpe, appunto. Ma anche l'importanza, un'altra volta, della critica alle utopie, le utopie che sono ormai nel Novecento, lo sappiamo, perché poi chiaramente fallimentari sono state ovunque, d'altronde, che hanno provato a convertire l'uomo, a trasformarlo in qualcosa che non può essere, di quelle isole degli uomini felici, che è un po' anche il tema di cui parlerà anche Orwell, nella Fattoria degli animali, ad esempio, ma anche il 1984, per quanto in realtà lì, in quell'altro suo testo, si parli molto di più del tema, in realtà, della condizione ormai di una società del controllo, di una società ormai totalitaria, nel senso che vive unicamente dell'omologazione, attraverso l'omologazione dei propri individui, e del controllo quasi mentale, psicologico e anche comportamentale anche. Ma nello stesso tempo, appunto, questa critica delle utopie, come lui le definisce, di quelle città del sole sulle sabbie della ragione, cioè di voler costruire una città, una società come appunto l'idea dell'Unione Sovietica, una sorta di società che si reggesse unicamente poi su una felicità voluta, imposta. Ecco perché il comunismo, come diceva giustamente anche Karl Barth, non può funzionare perché vuole imporre la sua differenza, magari del cristianesimo, dei valori della morale cristiana, del Vangelo, che se Cristo in un certo senso ci invita al bene, ma non ce lo impone, non vuole imporci di essere buoni, cerca in qualche modo, ce lo fa. Ci invita, ci vuole mostrare che seguire il bene, come anche possiamo dire così, è il discorso anche socratico. Nulla può essere imposto a nessuno. Bisogna portare quella persona a cambiare idea, diciamo così, attraverso il discorso, attraverso il ragionamento, attraverso il dialogo culturale un'altra volta, cosa che ovviamente oggi noi non facciamo più. Noi invece adesso cerchiamo di imporre la nostra volontà su qualcun altro, per quanto possa anche essere buone possono essere buone le ragioni che abbiamo, ma è sempre un tentativo di imporre il nostro pensiero su quello di qualcuno. Ed è per questo, infatti, che poi gli esiti sono quasi sempre sono fallimentari. Per questo un'altra volta la ragione, la ratio utilizzata per reprimere, per dominare.
l'utilizzo anche che fa Herbert dello pseudonimo in molte delle sue poesie. Lui, non, come ho detto, anche un po' per aggirare la censura, era una tecnica che aveva utilizzato, ad esempio, abbiamo visto anche Andreevski nel suo romanzo, quello di parlare di Stalin, ma in realtà non parlarne perché il romanzo Buio sulla Terra era ambientato ai tempi dell'Inquisizione spagnola, quindi era un fatto del passato in realtà per raccontare il presente. E farà la stessa cosa anche Herbert, lui paragona spesso i tiranni, appunto il tiranno sovietico o comunque i dittatori del Novecento agli antichi imperatori romani, all'elemento, appunto alla violenza anche come aveva fatto in un certo senso anche Trotsky quando aveva accusato Stalin di bonapartismo, di essere una sorta di Napoleone reincarnato. Molto interessante anche la definizione che darà John Maxwell Coetzee nel suo saggio, appunto, che cos'è un classico, parlando proprio della poesia di Herbert, definendolo anche un po' come il grande poeta del classico della nostra epoca, perché la sua poesia, viene definita qui, leggo proprio le parole stesse dell'autore, sopravvive alla peggiore barbarie, perché generazioni di individui vi si aggrappano con tutte le forze. La poesia di Herbert è anche una poesia che vive della sua autoironia, della sua, come ho detto poc'anzi, del disincanto, di un mondo che è stato smembrato, anche dell'amore verso i piccoli particolari, i piccoli ricordi. Ad esempio, bellissima la poesia dedicata alla nonna, la poesia sui bottoni, anche che rimanda un'altra volta anche a quella, ad una frase che era divenuta anche famosa da parte del maresciallo Edward Rietz Zwickli, che era appunto il comandante dell'esercito polacco, che pronunciò appunto poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, questa famosa frase, appunto: non solo non cederemo la veste intera, ma neppure un singolo bottone, neanche un solo bottone. Che poi appunto lui divenne in qualche modo una quasi, in realtà le cose sono andate in modo molto diverse, e da questo poi il grande poeta appunto si attacca anche a quel piccolo particolare per costruire, per fare anche una riflessione della tragedia di una Polonia appunto che è stata in realtà non soltanto ha perso i bottoni, ma ha perso anche la propria identità, la propria indipendenza. Bellissima anche la poesia dedicata a Jean Améry, il grandissimo intellettuale ebreo che era stato deportato ad Auschwitz. Jean Améry era stato, tra l'altro, aveva anche conosciuto Herbert, e infatti questa poesia adesso, se riesco a ritrovarla, vorrei leggerla perché è di una bellezza incredibile, non soltanto per l'umanità profonda che riflette, ma anche per la sua critica spietata, giustamente, dei totalitarismi e di tutte le ideologie, ovviamente, che ad essi sono correlate. Ovviamente c'è anche il tema molto importante un'altra volta del cristianesimo. Herbert, ovviamente sappiamo la Polonia come paese, ha anche la grande tradizione religiosa che appartiene a quei popoli, non soltanto la Polonia, ma anche la Boemia, appunto la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la grande anima russa, possiamo anche dire così. Un'altra volta il rimando anche ai classici, non soltanto della tradizione greco-latina, ma anche della tradizione filosofica. Platone, ovviamente, come giusto che sia, d'altronde, è il filosofo che il poeta più di tutti idealizza, come anche la morale straordinaria di Immanuel Kant. Perché Kant e Platone rappresentano per Herbert, in un certo senso, anche l'unica fuga dalla follia entro cui siamo sprofondati? Perché abbiamo bisogno tanto, più che di Hegel o di Marx, abbiamo bisogno in realtà di Platone, o di Nietzsche anche, abbiamo bisogno di Platone, della grande filosofia kantiana, la filosofia anche della scolastica, abbiamo bisogno magari di un Sant'Agostino, di un San Tommaso d'Aquino, perché attraverso la loro insegnamento noi scopriamo, attraverso la loro filosofia, attraverso la loro opera, non sono soltanto grandi opere, che ci aiutano ovviamente ad orientarci nel percorso della conoscenza, ma ci aiutano anche ad orientarci nel percorso del comportamento, di ciò che è giusto fare, di come noi dovremmo comportarci. Il problema morale sarà uno dei problemi fondamentali di tutta la poetica kantiana, sappiamo benissimo. Una critica ovviamente anche presente al tema del progresso,
questo progresso che ormai è inteso unicamente in senso tecnologico, che è inteso ormai solo come progresso economico, statistico e tecnico-scientifico, che non ha più cura dell'essere umano. Noi ci distinguiamo dagli altri soltanto perché, dalle altre epoche, solo per il numero di armamenti che abbiamo e che possediamo. La differenza non, di certo non perché siamo più umani, perché siamo più giusti, in realtà noi siamo più barbari di qualunque altra epoca. Ma se pensiamo che noi oggi viviamo anche in una società dove il controllo è assoluto, non soltanto anche, basterebbe capire quando noi entriamo in un supermercato, che abbiamo guardie da tutte le parti, telecamere, entriamo in un altro negozio e la stessa cosa, troviamo la guardia giurata lì presente. Viviamo in un'epoca che ha paura di tutto. Come se l'uomo di con sé, perché c'è tutto bisogno di queste guardie dappertutto? D'altronde perché anche in passato non c'erano i negozi, non c'erano appunto anche supermercati di questo genere alimentari. Perché magari prima non c'era bisogno di avere una guardia giurata quasi in ogni negozio? Perché noi oggi viviamo in un'epoca che ha bisogno proprio di tenere sotto controllo qualunque forma di vita. Noi abbiamo paura del prossimo. In passato le guardie erano presenti soltanto nelle banche, generalmente. La banca è il luogo dove c'è più sicuro, dove c'è più, diciamo così, questo bisogno di sicurezza da parte ovviamente dell'impiegato che sta lavorando lì al bancone. Ma adesso noi abbiamo invece telecamere in qualunque luogo, dappertutto. Perché? Perché non ci fidiamo più l'uno dell'altro. Perché viviamo appunto in una società hobbesiana che considera l'uomo malvagio alla stregua di un animale che deve essere controllato, che deve essere messo in una gabbia, chiaramente abbastanza larga, che gli permetta comunque di muoversi, ma sempre all'interno di una gabbia. Ecco perché siamo completamente diversi da quella logica invece rousseauiana, quando Rousseau affermava che in realtà l'uomo non è cattivo per natura, l'uomo è buono, è la società che lo rende cattivo, è la società in cui vive che tira fuori gli impulsi peggiori dell'uomo. Nell'uomo ci può essere sia il bene che il male. Ma nell'uomo è importante, per questo un'altra volta l'importanza della grande cultura, è proprio quello di tirar fuori dall'uomo soltanto un elemento positivo, solo quell'elemento straordinario che è insito in ogni essere umano. Ma noi invece oggi viviamo in una società che è convinta invece che l'uomo sia cattivo, per definizione. Ed ecco perché siamo così diffidenti gli uni degli altri. Abbiamo diffidenza di tutto, basterebbe vedere anche le signore anziane che si chiudono dentro casa a chiave, che hanno paura dei ladri, hanno paura di quei ladri, ci sono sempre stati. E la differenza è che noi oggi siamo più egoisti, siamo meno disposti a dare, ad offrire. Poi chiaramente anche questo può diventare un discorso ideologico, quindi bisogna stare sempre attenti di quello dei territori, delle strade che intraprendiamo, perché purtroppo spesso molti discorsi, soprattutto qui sul web, vengono, sappiamo, anche fraintesi. Siamo appunto in realtà in una società che siamo un po' come dei cavernicoli nelle proprie grotte, nelle proprie caverne, con la clava in mano e appena qualcuno si avvicina siamo pronti a colpirlo. Se tu mi tocchi io ti ammazzo. Siamo un po' in realtà il prodotto della società americana, di una società che vive infatti attraverso le armi da fuoco, dove tutti in America sappiamo possiedono una pistola, possiedono un fucile, e basta che poi appunto qualcuno mi entri in casa e gli posso sparare. Questo è il discorso fondamentale. Questa è un'epoca appunto che si dice evoluta umanamente, che si dice migliore. Siamo migliori soltanto appunto negli armamenti, nella tecnologia che abbiamo che potrebbe farci esplodere da un momento all'altro. E da questo infatti anche le differenze che Herbert stesso sottolinea in alcune sue poesie rispetto al passato è che se in passato una battaglia un soldato singolo poteva uccidere magari due o tre soldati, oggi basta un singolo soldato che magari su bordo di un aereo con un pulsante può far esplodere il mondo intero. Pensiamo a cosa sono state Hiroshima e Nagasaki, che spesso ci teniamo a dimenticare noi. Lì sono stati due piloti, qualche pilota ha fatto morire, sono stati responsabili della morte di milioni di persone. Questa è la grande differenza. Poi con gli armamenti che noi oggi abbiamo delle armi che, come sappiamo, potrebbero far distruggere non soltanto una città intera, ma forse interi paesi, intere aree geografiche, cancellate e rase al suolo. Ripeto, questi sono discorsi che vanno presi con estrema serietà, a mio modestissimo avviso, perché il percorso che noi stiamo seguendo, ma non lo dico perché voglio fare il guastafeste, perché mi piace fare il profeta delle sventure, come si suol dire, ma purtroppo quando la grandezza della cultura è anche proprio quella di avere la grande lungimiranza, ma non perché
Ma perché basterebbe ovviamente saper leggere, saper guardare tra le righe, saper guardare i dettagli. La nostra società si sta muovendo, io credo, almeno per quelli che ancora hanno voglia di pensare, non si sta muovendo in una direzione più giusta, si sta muovendo in realtà in una direzione nettamente più sbagliata e le dimostrazioni sono davanti ai nostri occhi. Poi molti mi vengono a dire, ma la vita è aumentata, la vita biologica si vive di più rispetto a prima. Che tante malattie sono state sconfitte, pensiamo alla peste, per quanto poi in alcune zone del mondo ci sono ancora, basterebbe andare a vedere in Africa e in paesi del terzo mondo, ma in realtà ci sono altre morti che prima non c'erano, pensiamo agli incidenti stradali. Oggi gli incidenti stradali producono lo stesso numero di morti che in passato provocava il colera, la peste o altri tipi di malattie. Quindi non, il fatto è che oggi siamo forse così tanti sulla Terra che non ci accorgiamo più di quelli che muoiono, perché muoiono forse la stessa percentuale di prima. Io lessi una volta una statistica, tra l'altro, che era stata compilata dal Ministero dei Trasporti addirittura, quindi proprio dovrebbe essere attendibile, che diceva che il numero di incidenti stradali ogni anno superavano, c'era quasi ammontava, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma almeno a più di 200.000 morti, forse anche di più, se noi forse facciamo i morti della prima guerra mondiale ogni anno. Quindi in realtà attenzione nel dire queste baggianate. Noi come al solito viviamo in un'epoca che vuole vedere un aspetto e l'altro lo vuole sottovalutare, non lo vuole vedere, non lo vede. Cioè noi dobbiamo guardare tutti gli aspetti, non soltanto uno. Dobbiamo abituarci a guardare anche quello che non vogliamo vedere. Perché altrimenti facciamo il gioco appunto dei bambini che si tappano il naso, le orecchie e gli occhi che non vogliono vedere perché con il partito, per partito preso. Noi dobbiamo vedere le cose invece, proprio perché guardando il problema si prova magari a trovare una soluzione che purtroppo non c'è in realtà, la soluzione non c'è. L'unica possibilità che ancora abbiamo è parlarne, cercare magari di svegliare qualche coscienza. Questo è lo scopo che può fare la cultura d'altronde oggi, quello che diceva anche Ceronetti in uno dei suoi ultimi testi che abbiamo anche letto. Ormai scrivere bisogna prenderlo come un percorso personale senza sperare poi di ottenere dei risultati chiaramente di massa. D'altronde la cultura non è mai arrivata alla massa e non si può pretendere di certo che cambi la situazione. Diciamo che l'unica possibilità che ci dovrebbe essere magari era avere. Basterebbe vedere anche il grado di degradante proprio della nostra classe politica dirigente, magari una classe politica colta, magari sarebbe già magari un piccolo passo avanti. Magari provare a parlare di cultura anche in luoghi dove non viene quasi mai fatto. Se si vogliono veramente cambiare certe cose, piccoli passi si possono fare, ovviamente, ma è chiaro che poi pretendere di cambiare il tutto è purtroppo impossibile. Ecco perché noi oggi facciamo anche questi discorsi più per dare un messaggio così, ma senza pensare di ottenere dei, come dire, dei riconoscimenti o qualcuno che si metta a seguire, insomma, perché non siamo, come ho detto, slogan o partiti politici. Non è questa la nostra intenzione. Tutto ciò che può fare, appunto, è magari quello di provare a invitare magari alla lettura e al dedicarsi al giusto, al bello e al vero, un'altra volta. Comunque ho trovato la poesia di Jenameri, io direi che con questa poesia, con questa lettura dedicata appunto alla memoria di Jenameri possiamo anche concludere questo nostro contributo odierno. La leggo tutta. E così penso di aver dato, spero magari per qualcuno che non conosca questo grande poeta, Sibin Herbert, potersi magari avvicinare a questa grande letteratura come quella del polacca, ma non solo, che purtroppo è poco nota in Italia per i motivi che abbiamo già detto, ma che in realtà andrebbe riscoperta. Da una teoria dei sogni non scritta, alla memoria di Jean Améry. I carnefici dormono tranquilli, fanno sogni in rosa, propri autori di genocidi già perdonati dalla corta memoria umana. Stranieri e nostri, un vento mite sfoglia le pagine degli album di famiglia, le finestre della casa aperte su agosto, l'ombra del melo in fiore, sotto cui si è radunata la stirpe onesta, la carrozza del nonno, la gita alla chiesa, la prima comunione, il primo abbraccio della madre, il falò nella radura, il cielo stellato, senza segni né misteri, senza apocalisse, e così dormono tranquilli, fanno sogni sostanziosi, pieni di cibo, bevande, di grassi corpi femminili. Per i giochi d'amore nel folto di boschetti e su tutto fluisce la voce indimenticabile, una voce pura, come una fonte innocente, come un eco.
su un ragazzo che ha trovato una rosa in un prato tra i bruchi. La campana della memoria non risveglia gli spettri negli incubi, la campana della memoria ripete la grande assoluzione. Si svegliano presto al mattino, pieni di volontà, di potenza, radono accuratamente le guance da mercanti, dispongono i restanti capelli come una ghirlanda di lauro sotto l'acqua dell'oblio che lava ogni cosa, spalmano il corpo con sapone di marca Macbeth. Ma perché il sonno, rifugio di tutti gli esseri umani, nega la sua benevolenza alle vittime della violenza? Perché di notte sanguinano tra lenzuola pulite ed entrano nel letto come in una stanza della tortura, come in una cella della morte, come all'ombra della forca? Eppure anche loro hanno avuto una madre, hanno visto il bosco, la radura, il cielo, il melo in fiore, la rosa, chi ha esiliato tutto ciò dai recessi dell'anima. Anche loro hanno vissuto attimi di felicità, perché dunque i loro ululati svegliano di notte i vicini innocenti e scattano di nuovo verso una fuga folle, battendo la testa contro il muro per poi non dormire più, fissando ottusamente l'orologio che non cambierà nulla. La campana della memoria ripete il grande terrore, la campana della memoria suona invariabilmente l'allarme. È davvero difficile dichiarare che i carnefici hanno vinto, le vittime sono sconfitte per tutta l'eternità della vita. E dunque devono conciliarsi da sole con quel castigo senza colpa, con la cicatrice della vergogna, l'impronta delle dita sulla guancia, con la vile volontà di sopravvivere, la tentazione di perdonare. E il racconto dell'inferno risveglia ormai legittimo disgusto. Ora non c'è più un luogo dove sporgere denuncia. I verdetti inesplicabili li emette il Tribunale dei Sogni. Grazie.